quanto è bella la neve, esclamerà qualcuno. Specialmente i più piccini che, davanti ad uno spettacolo del genere, non perdono occasione per giocare con gli occhi pieni di stupore e felicità. La neve però non è soltanto motivo di gioia, anzi, per qualcuno è proprio da evitare. Ne sa qualcosa il calcio, quello pugliese, dove dalla Serie D in giù si sarebbe dovuto giocare nel giorno dell'Epifania. Tutto cancellato quindi, o quasi punto. Nel frattempo sono arrivate le prime ufficialità nel campionato di eccellenza, dove sono state rinviate, a causa del maltempo appunto, i match tra Casarano Terlizzi e quello tra Corato Vieste. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, anche se l'impressione è quella che si dovrebbe rinviare tutti i campionati di promozione e di eccellenza. Punto. Salta anche la Serie D in Puglia, con Fasano Granata a serio rischio rinvio, mentre sono ufficiale Bitunto Taranto che si giocherà il 16 gennaio prossimo. Stessa sorte per il Nerdò di Mister Taurino impegnato ad Altamura, sempre il prossimo 16 gennaio alle 14.30. Intanto il Granata domenica mattina, anziché partire per la trasferta murgiana, hanno programmato un amichevole all'Equile alle 1030 contro il Casarano. Punto. Nel girone I di Serie D, non dovrebbero esserci particolari problemi per il Bari. I biancorossi si sono allenati in gruppo lavoro atletico, schemi su palle inattive e partitelle sul campo innevato. Il San Nicola, però, dovrebbe poter reggere la neve che pian piano si sta sciogliendo grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche delle ultime ore. Punto. Insomma, un'epifania innevata in Puglia quest'anno, con tanti match rinviati e tanti altri ancora da stabilire. Non resta altro che aspettare e sperare che esca il sole per tornare a giocare.